Ieri, 5 novembre 2011 a Conversano, il presidente Napolitano durante la cerimonia del 90° anniversario dell'assassinio dell'onorevole Giuseppe Di Bagno, assassinato a Mola di Bari nel 1921, da una squadra fascista, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in chiusura della cerimonia, si è espresso così: occorre una straordinaria coesione sociale e nazionale di fronte alle difficoltà molto gravi, alle prove molto dure, che l'Italia deve affrontare nel quadro sconvolgente di crisi finanziaria che ha investito l'Europa e incombe sulla nostra economia e la nostra società. L'Italia, ha continuato, non può trovare la sua strada in un clima di guerra politica. È indispensabile riavviare il dialogo tra campi politici contrapposti, il che non significa confondersi, ma condividere gli sforzi indispensabili per riaprire all'Italia le prospettive di sviluppo e ridarle il ruolo che le spetta nella comunità europea e nazionale. Inoltre, ha ribadito, senza rinunciare a nulla, dell'essenza delle proprie idee politiche, va trovata la strada della coesione nazionale. Io ringrazio ugualmente le autorità e gli amici per le parole che mi hanno rivolto, saluto affettuosamente l'amico Peppino Di Bagno, amico di familiare. Dagli oratori che mi hanno preceduto, io vorrei dire che è dalla condanna, dalla memoria e dalla condanna del fascismo che è scaturito il rifiuto risuonato questa mattina così forte di ogni violenza, ad ogni rischio, ad ogni segno che purtroppo si manifestano anche oggi di scivolamento della violenza. Partecipazione delle giovani generazioni qui in Puglia, nel Mezzogiorno, perché
perché se non scatta qualcosa di nuovo nel Mezzogiorno, l'Italia non torna a crescere, non torna a svilupparsi. Mi sento di dare questo messaggio di speranza e di fiducia, traendo veramente alimento, stimolo.